Ciao amici, che sole. Sono su una barca che non è Alba, in una regione che non è la Sicilia. La barca è Margarita, la barca dei miei genitori, e la regione è la Liguria. Trascorrerò le prossime ben 3 settimane su questa barca con i miei genitori, navigando verso sud, navigando verso la Corsica. E la domanda che potrebbe sorgere spontanea è: perché mai fai una cosa del genere? E la risposta è una storia che ebbe inizio molto tempo fa. Nel lontano 1988, due innamorati di 28 anni, la mia età di oggi, molto appassionati di mare, realizzarono il loro sogno di comprare la loro prima barca a vela, Rascal, un 8 metri e mezzo di 20 anni prima. Per alcuni anni solcarono da soli i mari italiani e francesi su quella barca piccolina ma adorabile, con poca strumentazione, pochi comfort, ma tanta voglia di vivere appieno il mare e la vita. A fine dicembre 1993 il piccolo equipaggio acquisì un nuovo membro. Quella lì su Rascal sono io, ad appena 11 giorni di vita. Rascal divenne subito il mio parco giochi, il luogo dove imparai a camminare, a leggere, ad amare e rispettare il mare. Navigammo molto su Rascal. Io non volevo mai scendere a terra, perché quella barca a vela era il posto più bello del mondo per me e i miei genitori erano i migliori compagni di viaggio. Dopo qualche anno, Rascal, ormai diventata troppo piccola per noi tre, fu sostituita da Cartizze, un first di 10 metri con il quale percorremmo molte miglia. E nel 2012 i miei genitori comprarono Margarita, che è la barca sulla quale mi trovo ora. Per quanto possibile ho sempre cercato di passare qualche settimana in barca con i miei genitori ogni estate, perché la passione per il mare e la vita in barca non ha fatto che crescere dentro di me per tutti questi anni. Purtroppo negli ultimi anni, per vari motivi, non siamo riusciti a fare più di una decina di giorni all'anno insieme in crociera in barca. Ma quest'anno io ho voluto dare massima priorità alle vacanze con i miei genitori in barca e quindi eccomi qui pronta a trascorrere ben 3 settimane con loro sulla loro barca. Chissà se resisteremo oppure se mi sbarcheranno subito. Ripensando a quasi 30 anni fa, credo che resisteremo. Però ci sono anche degli elementi che mi mettono un pochino in allarme. Ho imparato moltissimo dai miei genitori in relazione alla vita in generale, ma anche per quanto riguarda la vita in barca, e mio papà è un ottimo comandante che io ammiro molto. Però come sapete, l'anno scorso io e mio fidanzato abbiamo comprato la nostra barca a vela, che è anche la nostra casa, Alba, e quindi la dinamica dell'equipaggio sulla barca dei miei è cambiata un po', perché adesso io sono anche co-comandante della mia barca e non solo parte dell'equipaggio. Quindi la sfida di queste 3 settimane sarà un po' cercare di essere parte attiva dell'equipaggio su questa barca senza pestare i piedi al comandante, che è mio papà, e allo stesso tempo vedere un po' se i miei genitori riusciranno a tenere in considerazione le mie idee un po' più evolute rispetto a quelle che avevo quando non avevo una barca, perché magari adesso un po' di esperienza in più, però loro hanno sempre più esperienza di me, quindi vedremo come andrà. Potrebbe andare tutto bene, potrebbe essere tutto rose e fiori, potrebbero anche esserci un pochino di conflitti. Con i propri genitori c'è sempre un po' il rischio, almeno secondo me, di finire in quei tipici scontri generazionali che alla fine non hanno più tanto a che fare con l'idea che si esprime, ma proprio con il fatto che si appartiene a due generazioni diverse, che da una parte ci sono i genitori e dall'altra ci sono i figli. Quindi vabbè, scopriremo se questa vacanza insieme sarà l'ultima. Spero di no. Ma tra l'altro, non so se mi abbiano sentito. Vi porto a vedere cosa stanno facendo. Per quanto mi riguarda, bisogna approntare le lifeline, quindi tirare fuori il cordone ombelicale, l'imbragatura personale di ognuno di noi, i giubbotti di salvataggio. Usiamo sempre la didattica che abbiamo imparato fin dal primo giorno noi 35 anni fa, tu ieri 28 no. anni fa. Poi ho visto che c'è una luce di via che si è bruciata, probabilmente il temporale dell'altra settimana ha causato questa avaria. Devo provvedere a sostituire la lampadina. Mamma, mi dici poi cosa devo comprare? Sì, allora faccio vedere le cose che avevamo già preparato. Qua nel frigo abbiamo del formaggio, frutta, verdura. E là sotto ci sono un po' di barattoli, latte, yogurt. Aggiungere un pochettino di insalata
Poi vorrei acquistare almeno un chilo e mezzo di pomodori piuttosto verdi. Magari puoi prendere un po' di cuori di bue da fare in insalata. Sì. E poi magari un pochettino di tipo San Marzano, che quelli sono, si conservano un pochettino più a lungo. Invece in questo sportello qui ho messo un po' le cose per la colazione, tutte cose secche, biscotti, cracker. Qui abbiamo il nostro forziere, dove abbiamo okay. un po' di bevande, vino, per i momenti, insomma, tristi. Per i momenti okay. tristi. E poi invece gran parte del cibo conservato è sotto questo divano qua, pieno pieno fino in fondo. Okay. Stiamo andando a fare la spesa, alla fine è venuta anche la mamma, non so se sia perché non si fida di me o... No, assolutamente. Ma perché in due è divertente. In due meglio. €23,02 a LED. Sì. Così abbiamo un ricambio in più. Ma io lo metto a LED davanti adesso. Sì, sì, spero okay. di non perderlo. Vado giù ad attaccare. Vediamo se funziona. Vado? Sì? Funziona? A posto? Bene, bravo. Dobbiamo inciamparci nella... Ok, nella gomma. Dobbiamo ancorarlo alla coperta. Faccio l'insalata di farro, perché i miei genitori l'hanno vista nel video, qualche video fa, di quando siamo andati a Marzamè. Mi ha detto, ma non ce l'hai mai fatta l'insalata di farro? Quindi adesso faccio un'insalata di farro, però manca il farro, quindi lo devono comprare loro. Non sappiamo ancora quando partiremo, quando faremo la traversata per andare in Corsica. Ci sono due opzioni: o partire verso le 7 di stasera e quindi arrivare domani mattina, oppure partire alle 4 di notte e quindi arrivare poi nel tardo pomeriggio di domani. E dobbiamo fare il briefing, perché su questa barca, in questo equipaggio, tutte le decisioni vengono prese insieme, poi ovviamente il comandante ha l'ultima parola. E io ho studiato bene le previsioni meteo nel caso mi interroghino, quindi ho una mia idea. Vediamo se sarà quella poi che andremo a seguire. Ok, allora siamo decisi, andiamo in Corsica, abbiamo ancora, sì. C'è ancora la possibilità di cambiare, quindi potremmo andare verso l'Elba, verso la Francia. No, Francia magari sì, Isola d'Elba no. Cioè la conosciamo, sì. Ogni roccia, ogni cosa l'abbiamo vista. Almeno fammela dimenticare un po'. Quindi sì. Prima tappa direi di fare macinaggio. Quindi di... facciamo la costa est. Ma io dico di sì. Volessimo poi cambiare anche rotta e volessimo andare sulla... No, l'Isola d'Elba no.
magari andare verso per la Toscana oppure decidere. Quindi di l'Adelba? No, scendere magari più vabbè, verso sud. Va bene. Va bene, speriamo di no. La costa est diciamo che è quella di solito più riparata dai venti brutti forti, però nella parte sud ha tantissime belle baie, tantissimi bei posti da visitare. Ok, quando partiamo? Guardiamo. Tu l'hai guardato il meteo? Sì. E tu cosa proponi? Passo la palla. Allora, io partirei stasera. Perché? Quindi secondo me sarebbe da partire stasera, magari tra le, non so, le 7. Quindi anch'io sarei d'accordo a partire questa sera. Okay. Quindi comandante? Sono d'accordo anch'io. Ci ammutiniamo? No, facendo i turni, la notte dovrebbe scorrere tranquillamente. Quindi fissiamo l'ora? Io direi dalle 19 alle 20. Tra le 19 e le 20. 19 sì. 20 quindi pronti. Dobbiamo dire alle 19 perché altrimenti poi sono alle 20. Sì. Voi cosa dite? A me sembra che sia andata abbastanza bene per ora, cioè non abbiamo ancora lasciato il porto, quindi è un po' presto per dire che va tutto bene, però almeno la prima decisione l'abbiamo presa all'unanimità. Collaborazione tutto a posto, ma questa in realtà è sempre andata bene. Più sul piano decisionale che sono preoccupato, almeno interessata a vedere come andrà a finire. Anzi, se volete fare dei pronostici, scrivetemi nei commenti cosa pensate che succederà, se andrà tutto bene oppure se Giulia finirà a spasso sull'asse, se il comandante mi lascerà su un'isola in mezzo al nulla, anche se non è che ce ne siano molte. Intanto io sono super carica per la partenza di stasera, che vi mostrerò nel prossimo video insieme a tutta la traversata, e sono veramente felice. Tra l'altro a me piace molto navigare di notte perché poi c'è quest'alba bellissima che ti ripaga di tutte le fatiche della notte, quindi no, sono molto carica, sono felicissima di andare in Corsica. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video. Rimanete a bordo per il prossimo episodio in cui affronteremo la traversata notturna al chiaro di luna e approderemo in Corsica.